L'agnello immolato ha dato se stesso per amore di tutti. Oggi, quell'agnello appeso alla croce non è più in una tomba. Il sepolcro è vuoto. Ecco la lieta notizia. Non state qui perché colui che cercate non è più qui. Non è morto, è risorto. E le donne di corsa in fretta vanno a dare il lieto annunzio. La morte è stata vinta. Il peccato è stato superato. L'odio non esiste più perché è stato perdonato. L'egoismo è stato vinto perché il Figlio di Dio ha dato se stesso, ha assunto su di sé ogni fragilità, ogni debolezza. La morte è stata sconfitta e con lei anche il peccato. Questa è Pasqua, è la Pasqua del 2017, è l'annunzio di chi ha ritrovato la gioia. Non è più qui, anch'io sono invitato a vivere questo andare ad annunciare questa lieta notizia. E per tutti vorrei che arrivasse questa gioia, questo lieto annunzio che trasforma il cuore, trasforma la mente, trasforma le nostre parole, le nostre azioni. Non possiamo essere più fra quelli che si sono fermati nel sepolcro. Non sono più quella creatura vecchia, perché è nata una nuova creatura, assunta da Cristo, l'ha trasformata. Allora, fratelli e sorelle che mi state sentendo, vorrei dire a tutti, uscite fuori dai sepolcri, uscite fuori da quei sepolcri imbiancati che molte volte ci siamo costruiti e che a volte fanno anche comodo. Fa a volte comodo rimanere nel proprio sepolcro, nella quiete e nel silenzio di un sepolcro, ma non è vita. La vita è uscire per andare agli altri, per guardare il fratello che mi sta accanto, per dare una mano a quanti me la porgono per un aiuto, per un sostegno. Esci fuori dal buio del sepolcro. E alleluia è l'annunzio che danno gli angeli. Alleluia, Gesù, il crocifisso è risorto, non è più qui. Allora lasciamoci conquistare da questo annunzio, un annuncio di pace, un annuncio che dice abbi fiducia. Gesù ha vinto il mondo. Gesù ha preso su di sé anche la tua fatica, la tua sofferenza, la tua fragilità. Lasciamoci liberare dalle catene della morte. Facciamo sì che la luce del nuovo giorno illumini le nostre tenebre, le nostre oscurità, i nostri sensi di sfiducia, di affaticamento. Gesù è quella luce che rende luminoso il nostro essere, il nostro vivere. Dimentichiamo il passato, è nato un uomo nuovo, l'uomo che ha posto su Cristo, il vincitore della morte, ogni sua debolezza. Fratelli, non lasciamoci scoraggiare dal pessimismo, non lasciamoci prendere dalla sfiducia. Noi possiamo costruire cieli nuovi e mondi nuovi se ci lasciamo lavorare dalla luce di Cristo, se ci lasciamo folgorare da Cristo, luce del mondo. Il cielo pasquale presente nelle nostre chiese rappresenta proprio questa luce. Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi ristorerò.
è Pasqua per tutti, tutte le volte che noi riusciamo a essere luce, a lasciarci illuminare da Cristo. È Pasqua tutte le volte che riusciamo a dare un segno di pace, di solidarietà a quanti sono nella solitudine, nello scoraggiamento. È Pasqua tutte le volte che so volgere lo sguardo a chi mi sta accanto. E è pace quando so dare segni di comunione, quando so perdonare. E dobbiamo sentire questa responsabilità come cristiani, come seguaci del Cristo risorto, l'impegno a essere costruttori di una vita nuova attraverso il nostro esempio, la nostra testimonianza. Essere cristiani autentici vuol dire seguire Cristo ogni giorno, seguirlo nella via del Calvario, ma non fermarci al Calvario, andare oltre il Calvario, perché dopo la morte c'è Cristo risorto. Auguri, buona Pasqua, la Pasqua del Signore del risorto, la Pasqua di chi dice alleluia, Gesù ha vinto la morte. Apostolato amato.